Torniamo quindi alle serie spettrali dell'idrogeno e alla legge sperimentale trovata da Rydberg e Ritz. Vediamo come Bohr, con la sua quantizzazione dell'atomo di Rutherford, è in grado di spiegare perfettamente perché si formano queste righe di emissione e anche di ricavare teoricamente questa formula sperimentale. Questi sono i livelli dell'elettrone nell'atomo di idrogeno. Il livello 1, 2, 3 e così via sono questi livelli che abbiamo visto prima, E1, E2, E3, E4, che vanno addensandosi, accumulandosi fino al livello energia uguale a zero. Eccoli qua ingranditi, E1, E2, E3, E4, E5, E6 fino a 0. L'elettrone nello stato fondamentale occupa il livello E1 a meno 13,6 elettronvolte di energia. Questo è il livello fondamentale E1 e lo stesso in tutte le altre figure che sono sempre la stessa figura alla fine. Bohr postula che l'elettrone può saltare dal livello fondamentale a un livello superiore, i cosiddetti livelli eccitati, per esempio assorbendo dei fotoni o ricevendo energia in qualche altra forma. Dopodiché tende, appena possibile, a disecitarsi, cioè a tornare sullo stato fondamentale. Quando noi prendiamo un tubo Plucker, per esempio pieno di idrogeno gassoso, e lo sottoponiamo a 5000 volt, l'idrogeno si illumina, passa la corrente elettrica e gli atomi di idrogeno ricevono dell'energia. L'elettrone dell'atomo di idrogeno utilizza questa energia per saltare ai livelli eccitati superiori, dopodiché si disecita e ritorna sul livello fondamentale. Ricadendo sul livello fondamentale emette un fotone di energia pari alla differenza tra i due livelli energetici. Se per esempio ricade dal livello 2 al livello 1, il fotone emesso ha un'energia minore rispetto al caso in cui l'elettrone cada dal livello 3 al livello 1 o dal livello 4 al livello 1 e così via. Questi fotoni emessi nelle transizioni dell'elettrone che ricade sullo stato fondamentale sono i fotoni che danno luogo a queste righe spettrali brillanti. In particolare, quando l'elettrone ricade sul livello fondamentale n uguale 1, abbiamo la prima serie, la serie di Lyman, quella che appunto corrispondeva a n uguale 1. Se invece l'elettrone, dopo essere salito su uno stato eccitato, ricade sul secondo livello, abbiamo la seconda serie, la serie di Balmer. Se ricade sul terzo livello, abbiamo la serie di Paschen. Sul quarto livello, Brackett. Sul quinto livello, la serie di Pfund, e così via. Quindi, nella formula sperimentale di Rydberg e Ritz, n rappresenta il livello dove l'elettrone ricade e può quindi assumere i valori 1, 2, 3, 4 e così via, mentre invece m maggiore di n, rappresenta il livello di partenza, che è un livello più alto di quello ennesimo. Cioè, per esempio, nel caso della serie di Lyman, questo è il livello n uguale 1, e i valori di m sono 2, 3, 4, 5, quindi m sono praticamente indica i livelli energetici superiori a quello d'arrivo, 1. Nel caso della serie di Balmer, n è 2 e m può essere 3, 4, 5, 6, sono tutti livelli superiori al secondo. In particolare, nella serie di Balmer, questa riga rossa, che è la prima riga della serie di Balmer, corrisponde a questo salto qua, dal livello 3 al livello 2. Infatti vediamo anche che è il salto più breve di tutta la serie, perché la differenza di energia tra il livello 3 e il livello 2 è la più breve, è più breve rispetto alla differenza di energia tra il 4 e il 2, tra il 5 e il 2 e così via. Quindi il fotone emesso nel salto 3-2 ha meno energia del fotone emesso nel salto 4-2, 5-2, 6-2 e così via. Quindi il fotone emesso nel salto 3-2 è il meno energetico della serie di Balmer. Ma noi sappiamo che l'energia del fotone è data da HF. L'energia del fotone emesso uguale a HF. Quindi, se quel fotone del salto 3-2 ha poca energia, vuol dire che ha una bassa frequenza. Ma allora ha anche una maggiore lunghezza d'onda, perché la lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla frequenza. Infatti vediamo che, di tutte le righe della serie di Balmer, questa è quella che ha la lunghezza d'onda più grande. Ricordiamo che la lunghezza d'onda aumenta verso destra, e infatti è una riga rossa. La riga successiva corrisponde invece al salto 4-2, è questo fotone qua. È un salto più grande, il fotone emesso ha più energia,
quindi ha più frequenza e quindi ha la lunghezza d'onda più stretta. E infatti si trova più a sinistra nello spettro. Ricordiamo che la lunghezza d'onda cresce verso destra, quindi la lunghezza d'onda di questo fotone, meglio dei fotoni che vanno a costituire questa riga brillante, la loro lunghezza d'onda è minore della lunghezza d'onda dei fotoni rossi. E infatti la seconda riga della serie di Balmer è una riga celeste, azzurra. E poi continuiamo, il salto da 5 a 2 è la terza riga di Balmer, quella che nella formula di Rydberg e Ritz si otteneva prendendo n uguale a 2, ricordiamo che n indica la serie di Balmer in questo caso, e m uguale 5. E infatti è questa riga individuata dal valore m uguale 5. Dunque adesso è chiaro anche che cosa sono questi numeri n e m della legge sperimentale di Rydberg e Ritz. Questi due numeri interi sono: m è il livello di partenza, il livello energetico da cui l'elettrone parte, il livello energetico più alto, n è il livello energetico di arrivo, quello più basso. Per esempio i fotoni che danno luogo a questa riga brillante sono quelli che saltano dal livello E5, quindi m uguale 5, al livello E2 con n uguale 2. E infatti lo vediamo anche qui, 5, 2. Facciamo un ultimo esempio, cerchiamo di capire che riga è per esempio questa, 7, 3, n uguale 3, m uguale a 7. Se vogliamo sapere la lunghezza d'onda di questa riga basta sostituire qua n uguale a 3, qua m uguale a 7 e così otteniamo il reciproco della lunghezza d'onda di questa riga. I due numeri interi 7 e 3 rappresentano questo salto dal livello 7, che sarebbe m, al livello 3. Quindi è esattamente questo salto qua. E quella riga, che è questa, rappresenta in pratica la lunghezza d'onda del fotone emesso in questo salto da 7 a 3. Qua ci sono i calcoli, Bohr ipotizza che l'elettrone dell'atomo idrogenoide può saltare in modo discontinuo e istantaneo da un'orbita premessa all'altra, assorbendo, nel caso in cui assorbe fotoni, salta in alto, se invece emette fotoni ricade in basso, assorbendo ed emettendo fotoni di energia HF pari al salto energetico. Nella disccitazione dal livello M al livello N, l'elettrone emette un fotone di energia pari alla differenza dei due livelli. E facendo i calcoli, che vengono mostrati in un altro video, Bohr ottiene questa formula, che è esattamente la formula sperimentale di Rydberg e Ritz. Quindi Bohr dimostra questa formula sperimentale in base a considerazioni teoriche. E inoltre fornisce anche un'espressione per la costante di Rydberg, che era soltanto un valore numerico che era stato ricavato da Rydberg per via puramente sperimentale, era questo valore qua. Adesso Bohr è in grado di dare un'espressione fisica teorica per la costante di Rydberg. Questa è l'espressione teorica trovata da Bohr e se uno va a sostituire i calcoli, 13,6 elettron volt è l'energia di legame dell'elettrone nell'atomo di idrogeno nello stato fondamentale diviso HC, si ottiene proprio il valore della costante che aveva trovato Rydberg.